Assessore Mauro, parliamo di Mazara 2, due questioni velocissime. La prima, abbiamo trovato questa mattina una vera e propria emergenza ambientale, cumuli di spazzatura ovunque. Come intendete procedere? Intanto grazie per la possibilità che mi date di intervenire su questa vicenda che, diciamo, sta molto a cuore all'amministrazione. Allora, su Mazara 2 effettuiamo interventi costanti di bonifica dell'area. È chiaro che si sta verificando un fatto molto grave, che, diciamo, i rifiuti abbandonati non sono, diciamo, soltanto i rifiuti che vengono abbandonati, diciamo, dai residenti, ma ci risulta che i rifiuti che vengono abbandonati provengono da altre zone della città e in particolare sono legate ad utenze non domestiche. Abbiamo già messo in campo una serie di azioni. Comunque domani, che è la giornata prevista per l'abbandono, Mazara 2 sarà bonificata. Contestualmente sarà avviato con i vigili urbani e con gli ispettori praticamente un'attività di apertura dei sacchetti per cominciare, diciamo, a sanzionare sia dal punto di vista penale che amministrativo tutti coloro i quali, diciamo, conferiscono in maniera abusiva. Questa è, diciamo, un'attività che già abbiamo previsto per domani. Per quanto riguarda invece l'isola ecologica, lo scorso maggio l'inaugurazione, questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo anche lì, non abbiamo però trovato i cassoni previsti, non abbiamo trovato la casa dell'acqua, l'impianto di sorveglianza, sembra un po' un'isola abbandonata a se stessa. Da questo punto di vista la risposta dell'amministrazione qual è? La risposta è questa qua. Intanto, diciamo, per quanto riguarda la casa dell'acqua, il sito che era stato individuato per, diciamo, approvvigionare la casa dell'acqua si è rivelato non conforme dal punto di vista della portata, quindi stanno già individuando un altro sito sempre all'interno di Mazara 2 per poter, diciamo, dare la possibilità alla casa dell'acqua di poter funzionare regolarmente. Questo consentirà, assieme ad una serie di altre misure, ad incentivare, diciamo, il conferimento presso l'isola ecologica. Per quanto riguarda i cassoni, diciamo che tutto questo è legato anche alla richiesta da parte dell'utenza, ma se l'utenza ovviamente non viene incentivata attraverso l'erogazione dell'acqua potabile, per esempio attraverso, diciamo, altre misure, è chiaro che, diciamo, i cassoni non vengono richiesti, ma comunque anche per quanto riguarda i cassoni, entro la settimana prossima saranno, diciamo, piazzati all'interno dell'isola ecologica i cassoni adeguati per poter conferire correttamente il rifiuto. Quindi, diciamo, siamo in campo su questa vicenda, conosciamo le problematiche, ricordiamo sempre che Mazara 2 è storicamente un sito molto complesso e molto complicato. Se a questo aggiungiamo il fatto che altri soggetti vanno a scaricare lì i rifiuti, tutto questo, diciamo, rende la situazione ancora più complicata. Ma abbiamo, come dire, messo in campo misure, diciamo, amministrative e penali che speriamo possano fungere da deterrente per evitare gli abbandoni incontrollati.